numero 7 Marsan, con il numero 11 Segapelli, con il numero 12 Bonagini, con il numero 17 Soria, con il numero 18 Andrei, con il numero 22 Menasi, con il numero 23 Serafini, con il numero 24 Eric, con il numero 25 Casa, con il numero 29 Beltrami, con il numero 30 Sortino, con il numero 45 Boni, con il numero 94 Ceccarini, allenatore Davide Serafini, per i validi in frontiera, con il numero 1 Mattia Rivi, con il numero 2 Davide Battoli, con il numero 3 Andrea Tenci, con il numero 4 Luca Bortolotti, con il numero 5 Mari Stefano, con il numero 7 Andrea Santilli, con il numero 9 Filippo Martieri, con il numero 10 Luca Ogari, con il numero 12 Matteo Carina, con il numero 13 Roberto Battoli, con il numero 22 Simone Salati, con il numero 30 Stefano Bonassi, con il numero 31 Massi Wolbach, con il numero 55 Robertino Pagano, con il numero 66 Simone Patroncini, con il numero 77 Sebastiano Mario Grau, allenatore Luca Carluccio, arbitri Stefano Riello e Nicolò Maretta. Certo che è un campionato che non ti dà retrocessioni durante la stagione regolare. No, in retrocessione di play-off, mancando il secondo turno, doveva retrocedere niente, ma nessuna le mani. Quindi, fare il classico, puoi anche fare il classico, vedi, in seconda play-off, nona giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta di pallamano maschile al Palabursi di Rubiere. Tempo di derby, derby tra i padroni di casa dei Vikings e il Carpi, entrambe formazioni neopromosse in massima serie. Lo scorso anno hanno guadagnato la promozione a braccetto e quest'anno sono in lotta per ottenere la salvezza. Terzultimo il Carpi con 9 punti, penultimo Rubiera con 5. Per Carpi bisogna vincere per cercare di tenere aperto il discorso salvezza immediato, quindi levitare i play-out e guadagnarsi la permanenza in massima serie senza passare appunto dalla post-season. Per Rubiera c'è ancora la possibilità e la necessità invece di guadagnare almeno una posizione in classifica per riuscire di fatto a guadagnarsi il fattore campo negli eventuali spareggi per la salvezza. All'andata 21-15 per il Carpi, nel momento sicuramente più buio di Rubiera, Carpi che si è presentato più preparato probabilmente alla massima serie, Rubiera che ci ha messo parecchio invece per riuscire un po' ad adeguarsi al salto di categoria. È iniziata la partita, un saluto come sempre a Giovanni Oleari. Buonasera, buonasera a tutti. E gustiamoci dunque questa partita. Nel Carpi in corso d'opera si è rafforzato con l'arrivo di Casa, questo giovane di Nonantola, mentre c'è la prima parata di Volubas nel giro della nazionale, che dopo l'esperienza in Francia ha fatto rientro in Italia, mentre c'è la prima rete di Versaco per Rubiera. Rubiera che nel frattempo, durante il mercato invernale, ha ingaggiato Robertino Pagano dal Trieste, quindi due formazioni che hanno anche puntellato la propria rosa. 1-0 per Rubiera,
dicevamo Giovanni prima dell'inizio della partita, certo non è mai facile interpretare un campionato che non ti dà una retrocessione diretta, ma di fatto ti permette di ragionare fino al momento topico dei play-out. È altrettanto vero che comunque, mentre c'è la rete di casa per l'1-1, è altrettanto vero che comunque un risultato positivo è sempre spinta per il motore. Sì, direi che tutto il campionato non è altro che una preparazione per il play-out, per le squadre che lottano per non retrocedere, e quindi diciamo che è un campionato un po' strano. Wow! Un campionato un po' strano, fuori dagli schemi, e che può essere adito a diversi momenti. Puoi fare un grande campionato e poi perdere le due partite decisive, o puoi fare un bruttissimo campionato e vincere una partita che ti permette di rimanere in Serie A. In effetti questa è la situazione di quest'anno della Serie A Beretta. L'attacco nel frattempo di Rubiera con Oleari per Pagano, Robertino Pagano per Santilli per Oleari, la finta di Oleari che però perde il pallone, ma c'è un fallo fischiato a Beltrami. Tra l'altro andavo un po' a spulciare, al di là del fatto che i derby Rubiera-Carpi non sono assolutamente qualcosa di storico, anzi sono di fatto una novità cominciata negli ultimi anni, perché in precedenza, mentre ancora una palla persa dall'ala, palla persa per una stupidata di Marsan, che ha ridato la palla indietro al portiere, ma la palla era in gioco e c'è la rete di Robertino Pagano che dà subito il 2-1. Gli arbitri sono Riello e Panetta. Il signor Panetta ha anche spiegato giustamente a Marsan che non aveva capito probabilmente che la palla era in gioco, quindi col passaggio indietro ha commesso un'infrazione che Pagano ha sfruttato nel modo migliore. 2-1 per Rubiera. È proprio Marsan che gioca con Beltrami, casa per Eric, ancora casa è ovviamente il pericolo numero uno, c'è il fallo su casa. È il pericolo pubblico numero uno in fase offensiva per la formazione ospite. Dicevamo, non è un derby usuale, è nato soltanto di recente, perché di fatto Carpi è arrivato in Serie A solo nell'ultimo decennio, quando Rubiera aveva ricominciato dal fondo. Quindi nonostante ci siano solo una quindicina di chilometri tra queste due società, a livello di squadre seniores in Serie A questo è solo il secondo confronto. C'è il pareggio timbrato ancora da casa, secondo gol per lui sui due realizzati dalla formazione ospite. Pagano prova l'uno contro uno, torna da Santilli, Oleari per Versacos, ancora Oleari che va alla conclusione deviata, c'è la parata di Jurina, 4 minuti e 40, 2-2 il punteggio. Partita forse, Giovanni, che si vince più di testa che non tanto dal punto di vista tecnico o dal punto di vista anche atletico, questo. No, direi che questa è una partita che si giocherà a lungo termine, perché la testa e la tensione saranno quelle che si giocheranno i fattori decisivi alla lunga, saranno quelli che porteranno la squadra a prevalere, quella che riuscirà più a tenere calmo il campo, il gioco, e senza lasciarsi prendere troppo dal nervosismo. E poi bisognerà anche vedere quale delle due squadre riuscirà ad imporre il proprio ritmo. Carpi è una squadra, per esempio, che predilige correre poco, magari tenere i ritmi bassi, mentre c'è la rete di Ceccarini che vale il 3-2 per il Carpi. Rubiera forse in questa partita dovrebbe provare ad alzare un po' i ritmi. Luca Oleari a realizzare sull'assist di Versacox per il 3-3. Questo almeno sulla carta, mentre casa ancora lui va in rete. Terzo gol per casa, che ha cominciato fortissimo questa partita. Ovviamente bisogna trovare una contromisura sul terzino sinistro
di Carpi, che non ha mai avuto grossi problemi a tirare e lo sta, insomma, dimostrando in questo avvio di partita. Vediamo l'attacco di Rubiera, che è un attacco ancora contro la difesa schierata. La palla Versacos per Pagano, Robertino Pagano, buona la palla per la conclusione di Bortolotti, che però centra Iurina, che si era già posizionato, e dall'altra parte Eric ancora a casa, gioca per Marsan, la palla all'ala, va la conclusione, c'è Carini, c'è la parata però di Voljuvac, Rubiera recupera il pallone, torna in attacco, sempre sotto di un gol. Versacos per Oleari, Oleari cambia il gioco, Santilli va a concludere in rete, forse da un angolo anche piuttosto stretto, trova il gol. Santilli è un giocatore che forse fino adesso, anche per l'infortunio, è mancata Rubiera, perché dà quell'ampiezza anche nel gioco con le ali che difficilmente riesce ad avere da qualche d'un altro. Sì, devo dire che, come puoi vedere, giocano abbastanza rilassati, non sono tesi, fanno passaggi, fanno un gioco anche un po' più inventato, come abbiamo visto in questo momento, quindi questo mi fa ben presagire una partita che possa... Oh, bravo. C'è il fallo su casa, 9 metri, quindi si riprenderà con un 9 metri per la formazione ospite. 4-4 il punteggio, 7 minuti e 29 secondi giocati in questa prima frazione. Prosegui pure il discorso. No, volevo dire, no, facevo nota, di qui noi dobbiamo far sentire a casa che non può fare i gol così facilmente, deve sentire di più, la difesa deve farsi sentire di più, e deve essere molto, perché casa è un giocatore che si innervosisce, si gasa molto quando, come in questo momento, ha fatto 3 tiri, 3 gol, ma bastano un paio di tiri per far sì che tutto cambi. Contropiede di Cavina, che si fa però rubare la palla malamente, in questo caso è proprio stato disattento, pensava già a tirare piuttosto che a prendere in mano la palla, è arrivato Ceccarini da dietro e gliel'ha strappata, si rammarica Cavina per l'errore, e quindi torna in attacco ancora Carpi con Marsani, il croato in palleggio, va al taglio, Ceccarini per casa all'ala, Sortino, va la conclusione, para ancora Voljuvac. Sortino, giocatore molto giovane, lo scorso anno a Siracusa, quest'anno l'esperienza a Carpi. Ancora 4-4 il punteggio, ma ancora la palla in attacco per la formazione ospite, che è un Marsan che accelera, gioca con Eric. Eric per casa, casa va a concludere, c'è la parata ancora di Voljuvac, c'è il fallo su Bortolotti, prova a giocare in velocità Rubiera con la palla all'ala, va alla conclusione, va in gol Roberto Bartoli. 5-4, è così, Rubiera deve anche rischiare. Sì, l'hai visto questa seconda fase, noi sfruttiamo troppo poco la seconda fase, dobbiamo andare, perché è molto più facile per noi che fare gol a difese schierate. La seconda fase per noi oggi sarà una chiave importante, dobbiamo difendere, recuperare palloni e cercare molto la seconda fase. Wow. Palla ancora per il pivot, c'è il fallo centralmente, danno il 9 metri perché dicono che non aveva il possesso pieno della palla Beltrami. Si riprende dunque con una rimessa dai 9 metri, è chiaro che anche sul pivot Rubiera deve cominciare, mentre ancora a casa, ancora Voljuvac, che poi però non può nulla sulla ribattuta. Sortino è il più lesto e va a realizzare il 5-5. Perfetta parità, 10 minuti giocati nel primo tempo. Vediamo questo attacco con Pagano per Bortolotti. Oleari, Pagano, Oleari, Oleari, la finta poi va da Versacos. Ancora Oleari, Oleari, palla persa.
non c'è nessun fischio arbitrale, rientra bene Rubiera, vedete che non spinge Carpi e questo è abbastanza una caratteristica del gioco della formazione modenese. Casa invece dentro ci va sempre, va in gol. Due minuti per Pagano. Sono gratuiti. Due minuti per Pagano, inferiorità numerica sul 6-5 a 10 minuti e 43 secondi del primo tempo. Inferiorità numerica per Rubiera. Entra Bonassi, extra player per Rubiera. L'attacco della formazione rubierese con Bartoli per Versacos, per Oleari, ancora Versacos, l'uno contro uno di Versacos. La rimessa in gioco in attacco per Rubiera, Versacos per Bonassi, ancora Versacos, Bonassi, solito schema, Bonassi per Versacos, poi Bonassi esce per far rientrare il portiere, Versacos, la palla per Oleari, la conclusione, la rete di Luca Oleari per il pareggio 6-6. Seconda rete della partita per Luca Oleari, parità 6-6, ma ora attacca con un uomo in più e doppio pivot la formazione ospite. Casa, Casa, la palla va all'ala, Sortino, ancora Voljuvac, ancora la parata di Voljuvac sull'ala del Carpi, Rubiera torna in attacco, sempre con l'extra player, la formazione rubiarese. Bonassi per Versacos, ancora Bonassi, la palla Versacos, Oleari, Versacos, dovrà inventare qualcosa, Oleari, Oleari, Versacos, Versacos, va la conclusione, il palo recupera, ma c'è l'invasione d'area ancora di Versacos, così dicono gli arbitri, occasione persa, ma se non altro dovrebbe essere... Non ancora, non è ancora terminata l'inferiorità numerica che ormai dovrebbe essere terminata. Così è infatti Casa però ancora in rete. 7-6 e bisogna dire che difensivamente le mani addosso nel senso buono ci mancherebbe, ma per cercare di fermare Casa fino ad ora non l'abbiamo fatto in difesa, no, e no. Casa ringrazia. 5 reti per lui su 7 della formazione ospite, sono un bel bottino. Sì, io mi aspetterei anche una qualche intervento di sul gioco, perché non possiamo permetterci di prendere 5 gol da un giocatore in così pochi minuti. Quindi mi aspetto una reazione dalla parte della nostra panchina per cercare di risolvere questo problema, perché 5 su 7 a 13 minuti dall'inizio, 5 gol sono tanti, sono troppi. E intanto ha realizzato Roberto Bartoli dall'ala e quindi ancora parità a quota 7 quando stiamo per toccare quota 14 minuti di gioco in questo primo tempo. Sortino incrocia, va doppio pivot, Casa rischia forse il doppio palleggio, poi trova, c'è area di Sortino. Secondo me aveva fatto infrazione di passi Casa, era saltato e tornato a terra. Gli arbitri non sono intervenuti, poi però ovviamente Sortino non ha controllato, quindi infrazione di area. Si riparte dunque con questo attacco contro la difesa schierata di Rubiera. Pagano gioca con Versacos, ancora Pagano per Oleari. Oleari va dentro, trova il palo pieno dopo che si era liberato. Palo pieno di Luca Oleari, la palla per Marsan che può avanzare, Marsan va da Casa, la conclusione, la parata ancora di... No, ma non è uscita, è uscita sul fondo, non lateralmente la palla. La palla per Ceccarini, sfondo di Ceccarini, palla recuperata dalla difesa. Secondo me era palla rubierese anche prima, ma comunque vabbè, bisogna dire che l'arbitro era lì, quindi probabilmente
aveva tutta la possibilità di vedere meglio del sottoscritto. 7-7, partita che dopo un quarto, o se vogliamo metà primo tempo, non si schioda dalla perfetta parità, Giovanni. Sì, direi che comunque dobbiamo tenere basso il numero dei gol, dobbiamo giocare in modo intelligente, senza lasciarci prendere dalla frenesia e dal gioco veloce. È importante che... Pagano tiene... Mi ha tolto la maglia! Situazione originale, diciamo, definiamola così, definiamola alquanto originale. Abbiamo visto che Beltrami ha letteralmente spogliato Bortolotti. Fa sorridere la cosa, perché non è certamente una cosa che si vede spesso. Si riprende con un 9 metri in favore di Rubiera. Attacco della formazione rubierese con Bortolotti che esce, Oleari, Versacos, Pagano, Versacos per Pagano, al volo la rete di Robertino Pagano per il vantaggio. Ancora Rubiera mentre prova ad accelerare, Carpi con Casa, va via Casa, sbaglia la porta Casa. Sbaglia la porta a casa. Due minuti a Oleari. Sulla fiducia, ha sbagliato Casa, ha fatto un bruttissimo tiro, ha fatto una scena plateale e l'arbitro è proprio stato lì a... No, anche perché posso dire che è un controsenso questa fischiata, nel senso che se gli ha dato la manata in faccia mentre tirava... Cioè, al di là che è discutibile, sarebbero discutibili anche i due minuti, perché potrebbe esserci una sanzione anche più grave se quello è il fallo, ma soprattutto sarebbe stato rigore. Allora, a quel punto hanno dato un po' all'uno e un po' all'altro, secondo me, in questa interpretazione che onestamente non ho capito. Secondo me Casa aveva fatto tutto da solo, verso per il 9-7 Rubiera. Rubiera che ora ha due gol di vantaggio, ma difende con un giocatore in meno. 16 minuti e 44 secondi, c'è il time out chiesto da Carpi. Come puoi vedere, abbiamo avuto due esclusioni da due minuti e la squadra non ha mai perso di un gol. Cioè nel tramite dei due minuti, se vedremo in questo, comunque siamo in un uomo in meno, abbiamo guadagnato un gol, prima non abbiamo perso, non abbiamo subito, e quindi ci fa capire che la squadra c'è, ci fa capire che la squadra sta giocando abbastanza serena e senza timore. Vediamo un po' Rubiera che è reduce da una prestazione sicuramente deludente, giusto chiamarla con gli appropriati aggettivi, quella offerta contro i campioni d'Italia del Conversano, che comunque avevano una qualità nettamente superiore e non hanno commesso l'errore di sottovalutare l'avversario. Quindi vediamo se c'è la reazione da parte della formazione rubierese. In questi primi 15 minuti sembra di rivedere la squadra in crescita che abbiamo visto dall'inizio dell'anno, quindi vediamo se effettivamente Conversano è un incidente di percorso e Rubiera può continuare nella sua parabola di crescita. Terminato il minuto di sospensione, si riprende dal 9-7 per Rubiera. Rubiera che però ha un uomo in meno in difesa per l'esclusione di Luca Oleari. L'attacco sempre a doppio pivot con la superiorità numerica per la formazione ospite. Palla per Ceccarini, ma per Eric. Eric, la palla per il pivot, la conclusione, la rete di Beltrami. Rete di Beltrami. 9-8. Una lunghezza di vantaggio per Rubiera in attacco con l'extra player. Vediamo dunque l'attacco della formazione rubierese con l'uscita di Garau, la palla all'ala, Santilli non entra, Pagano
Pagano va dentro, il fallo su Pagano che tra l'altro era sfondo o era rigore? Sì, una delle due. È andato 9 metri, è una cosa abbastanza, una via di mezzo, via. L'attacco ancora con l'extra player di Rubiera con la palla che arriva Bonassi, Versakos, Bonassi va da nessuno, arriva Sortino, palla persa malamente da Rubiera, Sortino va in gol per la rete del pareggio. Ecco, questo attacco invece è stato giocato proprio male da Rubiera, anche perché se regali il contropiede capisci che hai fatto la cosa peggiore, ecco. 9-9, quindi la superiorità numerica questa volta dà frutti a Carpi, perché piazza un 2-0 dopo aver subito il gol iniziale e torna in parità 9-9. Pagano, Bonassi va all'ala per Garau, la palla in rete per Sebastiano Garau, 10-9. Vediamo ora Rubiera se ritrova una certa identità in difesa. Casa va via all'ala per Sortino, che salva un pallone estremamente complicato. 19esimo minuto, 10-9 per Rubiera. Marsan va a terzino, Casa va a centrale, sale Sortino, Marsan per Eric, Casa fallo 9 metri, Marsan, Eric, rischio di gioco passivo, Casa accelererà la conclusione, la rete di Casa, che però andasse al tiro Casa l'avevamo capito con largo anticipo, direi. Sì, devo dire che ancora non abbiamo preso nessuna contromisura per Cava. Ancora la rete di Garau dall'ala, cambio di portiere nel Carpi, fuori Iurina, entra Bonaccini. 11-10 Rubiera, esce Casa, spazio per Pieracci che è il capitano e veterano della squadra modenese. 11-10 Rubiera, vediamo adesso che non c'è Casa a tirare se Rubiera cambia qualcosa in difesa. Il fallo di Cavina su Pieracci, ancora Pieracci, la palla per Eric fuori il pallone, c'è il fallo su Eric, però abbiamo alzato un pochino l'intensità e questo ci vuole per cercare di vincere questa partita. Sì, no, dobbiamo cercare di essere più duri in difesa, loro stanno facendo una buona partita secondo me in attacco, prima aiutati da Casa che ha fatto praticamente sfondo sì. Aveva fatto passi anche Marsan prima, non fischiati, però lo sfondo è stato netto in questo caso da parte di Pieracci, palla recuperata dalla difesa rubierese, esce Barbieri, entra Bonassi. 11-10 Rubiera, palla per la formazione reggiana in attacco. Bonassi per Pagano, va alla conclusione, la rete di Robertino Pagano, 12-10. Attenzione a Marsan rischia sempre i passi, secondo me anche questo era passi, e Marsan comunque non perde il pallone, anche perché non c'è ovviamente la fischiata contro degli arbitri e quindi può manovrare in attacco il Carpi. 22 minuti più 2 Rubiera, Pieracci per Marsan, Pieracci per Ceccherini, la palla in mezzo per Beltrami, la rete di Beltrami per il meno 1 Carpi. Anche sul pivot abbiamo grosse difficoltà, è vero che Beltrami fisicamente è molto prestante, altrettanto vero che però loro stanno facendo un gioco molto di velocità,
e quindi noi facciamo molta fatica a recuperare sul pivot, a raddoppiare sul pivot, e quindi loro secondo me stanno interpretando bene la partita. Noi nonostante tutto stiamo tenendo, anzi stiamo giocando una buona pallamano, ma loro... La conclusione fuori di Pagano, ha provato una girella che però non gli è riuscita, palla fuori, e al 23esimo Carpi ha la palla per tornare in parità, 12-11 per Rubiera, l'attacco della formazione carpigiana con Piaracci, Eric, sale Beltrami per Marsan. Eric, Marsan, Eric non sa bene cosa fare, trova Sortino, ancora Eric per Pieracci, perso, ma c'è la parata di Voljubas, era stato completamente perso. Santilli, la palla arriva per fortuna a Pagano subito all'ala, ma non aveva il tempo giusto per andare a prendersi il tiro Garau. E quindi si riprende con l'azione manovrata per Rubiera, 12-11. C'è il time out chiesto dalla formazione rubierese, 6 minuti scarsi da giocare nel primo tempo, 12-11 per Rubiera. E poi quest'oggi segnalerei anche una bella presenza di pubblico e di tifo, ribadiamo, non è un derby classico quello tra Rubiera e Carpi, però è pur sempre una sfida tra due realtà che vivono la Serie A a 15 km di distanza, e quindi tutto sommato c'è anche una buona presenza pubblico qui al Palaburssi. Ma direi che come primo tempo, considerando che abbiamo fatto diversi errori in fase di attacco, qualche palla persa, tutto sommato la squadra sta giocando un buon gioco, a viso aperto, ha fatto secondo me qualche errore di troppo, e noi abbiamo sofferto con i 7-8 gol di casa, abbiamo sofferto, diciamo, non per il gioco della squadra, ma più che altro questo giocatore che ha fatto, diciamo, il primo tempo del Carpi. Speriamo adesso di trovare una soluzione, perché loro hanno fatto troppa poca fatica a segnare, noi invece abbiamo fatto gioco articolato, abbiamo segnato in diversi ruoli, quindi siamo riusciti a mantenere la partita su un punteggio ancora accettabile. Vediamo dunque, ripreso il gioco con Rubiera in attacco, Bonassi per Santilli versa con gira per Pagano va dentro, ma c'è la parata di Bonaccini, poi il recupero ancora di Pagano che va in conclusione, va in rete. Classico gol di rapina, è già il secondo che ruba, tra virgolette, Robertino Pagano. Se non altro questo è un segnale che dal punto di vista dell'intensità questa sera siamo un'altra squadra rispetto a quella remissiva vista contro il Conversano. È uscito Beltrami largo, poi è tornato sui 6 metri. Pieracci per l'attacco di Eric Casa, la conclusione, la parata. No. 2 minuti ancora la difesa di Rubiera a Davide Bartoli. Due minuti a Davide Bartoli, 13-11, altra inferiorità numerica per Rubiera. Dobbiamo cercare di non permettere a Casa di fare, lui fa sempre questo, fa il palleggio e continua ed è molto forte. Noi dobbiamo riuscire a fermarlo prima di questo passo, perché sennò, come abbiamo visto, sono 2 minuti, sono tiri, quindi lui non può permettersi di giocare con la palla, dobbiamo cercare di farlo. Ecco. Mentre c'è il palo colpito da Casa, questa volta fortunata Rubiera e fortunato Voljubas, perché il tiro lo aveva spiazzato, però è terminato sul palo. Ancora extra player per Rubiera in attacco con Versakovs. Pagano, Bonassi,
Garau, esce Garau per far rientrare il portiere. Pagano prova l'uno contro uno e va in rete ancora Robertino Pagano, più 3 Rubiera, 14-11. Dobbiamo difendere adesso con l'uomo in meno, Pieracci, Eric per Casa, Sortino, Casa. Casa prende velocità, poi va da Eric, Eric va dentro, la parata ancora di Vogliubaz. Due minuti a Beltrami. Ringraziamo Beltrami. Sì, perché potevi evitare in questo momento. Questa è un'occasione che Rubiera deve sfruttare sul più 3. Bisogna che Rubiera la sfrutti nel migliore dei modi. 14-11 il punteggio. L'attacco dunque di Rubiera, extra player, non se la gioca quindi a parità numerica, ma gioca l'extra player Galluccio come in precedenza. Palla per Garau, Pagano, Pagano per Versacos che va dentro, la conclusione fuori, ma c'è il rigore, sono due minuti. Quelli dall'altra parte. 2 minuti per Pieracci. Molto molto intelligente Versacos, stato veramente, ha fatto una giocata molto esperta, è riuscito a, nel suo intento. Dai 7 metri va Versacos contro Bonaccini. Versacos contro Bonaccini. La finta, la conclusione e la rete di Versacos. 15-11. Quindi non comunque abbiamo in un uomo in meno, anche prima abbiamo guadagnato un gol. Questo adesso vediamo, perché ora abbiamo l'uomo in più, perché hanno due esclusioni e tra poco rientra anche il nostro giocatore. Quindi vediamo cosa fa Sortino, si butta dentro, buona la difesa di Cavina che tiene con attenzione, è rientrato anche l'altro giocatore per Rubiera, Casa si butterà dentro, dall'ala va la conclusione, la parata di Vogliubaz, può correre se Santilli, la palla è per lui, Santilli in rete per il 16-11 Rubiera. Hai visto Casa si è innervosito prima, si è innervosito come ti dicevo prima, si è innervosito e ha cominciato a sbagliare. Quando ha sbagliato la palla nella sua difesa si è innervosito, non è più lucido e non è più in casa dei primi minuti. Vediamo, c'è Carini, si butta dentro, c'è il fallo di Barbieri. Casa per la rimessa. Marsan, fallo di Marsan. Si riparte con la palla per Casa fermato ancora. Beh, palesemente gioco passivo. Hanno attaccato per tantissimo tempo. La palla quasi persa, Casa la salva. Il fallo però non è mai passivo, ancora 9 metri. Palla per Casa che tirerà sicuro, va la conclusione. No! Oh, e due minuti a Cavina. No. 2 minuti a Cavina e quindi si rimane con il Carpi in attacco sotto di 5. In questo momento c'è parità numerica sul campo, ma solo perché poi tra brevissimo rientrerà il giocatore del Carpi e quindi dopo ci sarà nuova superiorità numerica per la formazione ospite. Abbiamo avuto 4 espulsioni o 5? 4 espulsioni Rubiera, 2 espulsioni Carpi nel primo tempo. Può anche darsi che gli arbitri abbiano deciso di dare anche un segnale di tranquillità. È pur sempre un derby e i punti in palio sono importanti. Casa, la palla per Eric, ancora Vogliubaz,
calma adesso, calma fino alla fine. Adesso dobbiamo giocare sicuro fino alla fine. Anche perché fino adesso, se non ha fischiato passivo in un attacco infinito di Carpi la volta precedente, vediamo di spingere un po' sul tempo anche noi. 16-11 il punteggio, extra player per Rubiera, in attacco Pagano, Versacos, Pagano centralmente, Pagano la palla, voleva andare al pivot, non ci arriva però. E poi qua abbiamo fatto una, dovevamo rischiare ancora qualche secondo, la palla al pivot, la palla recuperata dalla difesa rubierese stavolta, che ha chiuso bene sul pivot. 30 secondi alla fine, bisogna attaccare. Versacos chiude il palleggio e torna indietro. 20 secondi alla fine, giochiamocela fino alla fine questo pallone, più 5 palli in mano, sfruttiamo l'occasione. Garau, la palla per Pagano, Oleari, va la conclusione in rete, Luca Oleari per il 17-11. Rubiera finisce qua il primo tempo, più 6 Rubiera, 17-11. Casa è uscito dal campo imbestialito, mentre gli altri suoi compagni sono, devono ancora uscire, lui è andato direttamente negli spogliatoi. Più 6 Rubiera, break tutto nel finale, nella seconda parte di questo primo tempo.
si prende a giocare qui al Palabursi di Rubiera per il secondo tempo di questo derby di bassa classifica, ma comunque molto molto atteso, tra Rubiera e Carpi. Primo tempo chuso sul 17-11 per i padroni di casa, con un break maturato nella seconda parte dei primi 30 minuti di gioco. La palla in attacco per Rubiera in questa apertura di secondo tempo. Rubiera che gioca con l'extra player, perché c'è la conclusione, la parata da parte di Urina, perché ancora da scontare un'esclusione che termina ora. Eric, la palla per casa, casa per la conclusione, parata ancora da Vogliuvas su Pieracci. Torna in attacco Rubiera, adesso in parità numerica con Santilli, che rinuncia al tiro. Infrazione di passi di Santilli e palla persa. Forse doveva avere un po' più coraggio in quel momento lì di provare a buttarsi dentro. Sì, infatti ha avuto un'indecisione, avrebbe dovuto fermarsi a quel punto e rallentare il gioco, invece ha cercato un cambio di direzione che gli è costato l'infrazione di passi. Ancora a casa, ma spara alto. Rubiera può tornare in attacco con la palla per Benci, che gioca i primi minuti della partita in questo avvio di secondo tempo. Leari, Pagano, con calma. Rubiera sempre in vantaggio di 6 gol. Chiama lo schema Pagano, gioca lui centrale con Benci e Oleari terzini. Oleari gioca per Pagano, sale Garau. Benci per Oleari, per Pagano. Pagano, Oleari, sale Oleari, la conclusione, la palla sulla traversa e rimbalza fuori. Peccato, casa dall'altra parte, prova ad accelerare. Eric all'ala per Ceccarini, ma è già piazzata la difesa rubierese. Sempre più 6 Rubiera. In attacco però c'è il Carpi con Eric, per casa per Marsan. Eric per Marsan, l'uno contro uno di Marsan, la palla all'ala, Sortino non entra. Sarebbe anche gioco passivo, ma la palla per il pivot, la conclusione, la rete di Beltrami. Per il 12° gol del Carpi. 12 per chi difende, 17 per chi attacca. Adesso va terzino invece Pagano e gioca centrale Luca Oleari. E Bortolotti, Benci, Pagano. Pagano, va a spazio Pagano e va in rete. Pagano con un grandissimo cambio di direzione. Questa sera l'ha fatto più volte, perché magari un po' statica alla difesa di Carpi. Sì, giusto, giusto. Ha ritardato un po' ad aiutare il suo compagno e i 7 metri ci stanno. 18-12 per Rubiera, se ne sono andati 3 minuti e 47 secondi. Nella ripresa c'è il tiro dai 7 metri per Rubiera, va Ceccarini contro Salati. Ceccarini dai 7 metri, la conclusione, la palla in rete. Ancora meno 5 Carpi. La curiosità è che le due ali destre, Santilli e Ceccarini, giocano a residenza invertita, chiamiamola così, perché Santilli di fatto abita a Carpi, mentre ormai Ceccarini abita praticamente a Rubiera. Quindi insomma giocano un po' a residenza invertita, diciamo così. Bravo Pagano, il pallonetto, la rete di Pagano. Molto bisogna bravo. Dire che se Rubiera nel primo tempo ha fatto fatica a tenere casa, e Carpi fino ad ora non è riuscito a tenere Pagano. No, dicevo, veramente Pagano è il nostro casa oggi,
ha fatto quattro gol molto belli, sfruttando un cambio di direzione, direi molto, molto, molto forte. Oh. Ancora Volumars su casa. Come ti dicevo, casa si è innervosito e non ha più la stessa sicurezza. Vediamo questo attacco di Rubiera, c'era Barbieri che però adesso ritorna in panchina per lasciare spazio a Robertino Pagano. Sono passati i primi 5 minuti della ripresa, 19 Rubiera, palla in attacco, 13 Carpi che difende. Pagano, Benci, Pagano, sale Bortolotti, Benci, per Oleari, Oleari, ancora Benci, Benci per Pagano. Pagano all'ala, ancora Pagano, la palla per Benci, si rischia il gioco passivo, Pagano va su, la conclusione deviata fuori. No. Ma forse l'avrà toccata il portiere, forse sì. C'era stata la deviazione del muro. Eric dall'altra parte, fermato da Bortolotti. No. Ma 2 minuti anche a Bortolotti. Altra inferiorità numerica per Rubiera. Palla in attacco per il Carpi. Entra anche Serafini nella formazione carpigiana, che va a prendere il posto di terzino sinistro. Al posto di casa, direi sì. Si riprende a giocare con il solito doppio pivot schierato sull'attacco in superiorità numerica per Carpi. Serafini, la conclusione, la parata. C'è un fallo di Cavina, quindi si riprenderà dai 9 metri. Sempre doppio pivot, Serafini la palla per Eric va alla conclusione, va in rete stavolta. Con troppa facilità, bisogna dire, questa rete di Eric. 14° gol per Carpi. Gioca uomo Sortino su Pagano. Gioca uomo anche Ceccarini su Oleari. È pronta a rientrare Versa. Cosa allora? Oleari. La palla indietro per Benci, c'è il fallo. Benci per Oleari, ancora Benci, la palla recuperata, Oleari per Benci, Benci sale, tira, palla fuori, ma è stata deviata. Ah, ecco, mi sembrava che fosse stata deviata. La rimessa in gioco, avrebbe spazio di qua, mentre c'è Oleari, la conclusione, parata ancora, la palla torna in mano del Carpi. Non è ancora finita l'inferiorità numerica per Rubiera, che ormai dovrebbe anche essere al limite. Ancora doppio pivot, con la palla che arriva all'ala, poi non c'è spazio. Eric, la palla è incredibile, è riuscito ad arrivare lo stesso, poi Eric si ritrova raddoppiato. Serafini, fallo sulla difesa. C'era un fallo grosso come una casa di Beltrami, che è andato diretto sull'uomo. Si sono scontrati diretti i due giocatori. Comunque, pericolo scampato per Rubiera, che resta in vantaggio di 5 gol, 19-14. Ancora sempre marcatura a uomo. Versakovs, la palla per Oleari all'ala per Garau. Oleari, Versakovs per Oleari. Oleari va su, Oleari perde il momento. Si ricomincia dai 9 metri. Versakovs, la palla per Oleari, va su, Oleari, bene. Palla al
all'incrocio, 20-14 per Rubiera. Deve avere un po' più di coraggio ogni tanto Luca. Eh sì, oggi c'è, deve avere meno paura di tirare, di prendersi le responsabilità. Ormai questa squadra ha bisogno che lui si prenda le sue responsabilità. Serafini per Eric Marsan centralmente, attacca ancora Serafini, la palla fuori, palla recuperata da Rubiera, il lancio in contropiede, Bortolotti sbaglia in contropiede, Bortolotti in più 7, occasione sciupata, lo rincuorano tutti per questo errore. Torna in attacco Carpi, ancora con Serafini centrale, Eric e Marsan terzini, Serafini per Marsan, Marsan accelera, per me fa sempre passi questo qua, Serafini per Marsan, fermo l'attacco del Carpi, Eric fuori mano, si butta, passi non fischiati a Eric, Sortino per Serafini, la tiro alto, palla recuperata dalla difesa rubierese che torna in attacco con Pagano prende il fallo. Ha rischiato uno sfondamento Pagano in questo. Bisogna asciugare il parquet, sì, è entrato, diciamo, no, che in quel momento lì. No, non gli ha fischiato sfondo perché il giocatore in difesa era in movimento, non era fermo, però diciamo che poteva avere un'altra interpretazione. Attacco. La formazione rubierese con Versacos, però Leari, Versacos, non c'era Pagano in quel lato lì. Rimessa in gioco dai 9 metri, Versacos per Santilli, Versacos, va via per Santilli che ha spazio, ma falli in attacco, no, di Bortolotti, no. È stato strattonato, no, per la maglia. Diciamo che gli arbitri sono molto, no, ma secondo sono me molto teneri col Carpi. Sì, cioè questo qua mi sembrava un fallo del difensore abbastanza evidente, è stato girato praticamente il fallo, è stato dato fallo all'attaccante. 11° minuto della ripresa, più 6, Rubiera, attacco di Carpi con Eric per casa, ancora la difesa rubierese, la palla recuperata al contropiede con Cavina che va a sbagliare il tiro, ma l'ha rimessa in gioco. Non riesce a far gol Cavina. No, ma come fa? Ha parato? No, forse l'ha ritoccato Cavina l'ora dopo. Però aveva parato il portiere. Forse l'avrà toccato Cavina dopo, perché la parata di Urinac c'è stata. Però è già il secondo contropiede che Rubiera spreca e questo non è certamente un buon segnale. Eric per casa per Eric, la finta, ancora casa, subito fermato, la palla per Eric, ancora casa, cambia gioco per Marsan attacca, fermato da Bortolotti, molto bene, 9 metri, ripreso il gioco, casa. No. Casa, la palla per il pivot, raddoppiato, la parata e poi la palla è per Rubiera. Si sono scontrati Sortino e Santilli nel frattempo. Comunque Rubiera è veramente molto attento, non ha guardato se c'era il giocatore, il nostro giocatore è andato sulla palla con tutto quello che aveva dentro di sé. Questo. La palla è stata data a Carpi, deve uscire Sortino che ha subito un colpo. Esce Sortino, entra Boni, che in A2 ha giocato un paio d'anni qua con Rubiera. Rimessa dall'angolo dunque per Carpi. 12 minuti e 15 secondi giocati nella ripresa, più 6 Rubiera. Ancora palla in attacco, però era a rischio gioco passivo, non è stato preso alcun provvedimento disciplinare, quindi dovrebbe essere ancora passivo
mentre invece non lo è l'attacco del Carpi. Marsan, Marsan, la palla all'ala per la conclusione di Boni, parata da Voljubac, ancora lui. L'attacco di Rubiera con Oleari, Versakovs, Versakovs, la palla per Pagano che va dentro e va a realizzare Robertino Pagano. Più 7 Rubiera sul 21-14, time out chiesto da Carpi, massimo vantaggio per Rubiera quando ci avviciniamo a metà secondo tempo. È cresciuta la difesa, però bisogna dire che questa sera è stata una partita in porta di Voljubac monumentale. Sì, direi che lui sta facendo la, molto bravo, ha fatto 2-3 parate sensazionali, ma direi che la difesa in questo secondo tempo si sta comportando veramente molto bene su tutti i palloni. I giocatori giocano, i giocatori avversari hanno sempre un uomo addosso, non tirano liberi. E poi diciamo che manca a casa dei primi minuti, che è quello che poi ha tenuto il Carpi in partita. Come dicevo prima, un giocatore molto forte a casa, ma ha psicologicamente abbastanza fragile, come vediamo si è nervosito a metà del primo tempo e speriamo che rimanga così fino alla fine. Però direi che la squadra è veramente molto reattiva e molto concentrata, quindi oggi si vede una squadra come abbiamo visto nelle ultime partite, a parte l'ultima con i campioni d'Italia. 21-14 per Rubiera quando mancano 17 minuti alla fine del match. Si riprende con la palla per la formazione ospite, si ricomincia a giocare. Adesso Eric, il mancino, gioca da centrale e Marsan gioca terzino destro contro mano. Casa per Marsan, per Eric, ritornato nella sua posizione naturale. Marsan per Eric, Eric, palla persa, no, c'è fallo e quindi ci sarà 9 metri. Bisogna asciugare il parquet, si può riprendere, si riprenderà dai 9 metri. È entrato anche Patroncini al posto di Santilli. Sale Beltrami per casa, Marsan, Eric, Marsan, Marsan, va la conclusione, Voljubac non si fa sorprendere, subito Rubiera prova a spingere con Versakovs, Versakovs per Pagano, la finta di Pagano, la palla non arriva all'ala, no, ma c'è stata la deviazione, oh, c'è stata la deviazione. C'è stata la deviazione, palla infatti in angolo giustamente. Rimessa dall'angolo per Rubiera. Si ricomincia dunque a giocare. Pagano per Bonassi. Bonassi per Garau. Bonassi. Bartoli, vai. Bonassi. Vai, Bonassi, Bonassi, va all'ala, Patroncini, Bonassi, attenzione al gioco passivo, bisogna inventarsi qualcosa, Bonassi, gol di Stefano Bonassi per il più 8 Rubiera, 22-14, piano piano arriviamo a metà della ripresa, più 8 Rubiera. Beh, questo è un gol pesante perché è arrivato in una situazione che non sembrava ottimale, Giovanni. Bonassi è un giocatore per questi tiri, perché ha una buonissima, ha una buona elevazione, se lo lasciano libero, io mi aspettavo da lui, mi aspettavo da lui questo tipo di tiro, perché sono i suoi classici gol che lui fa normalmente. Lo lasciano libero, può andare in elevazione, non sente la pressione del giocatore. Versakovs, difesa, doppia difesa uomo su Versakovs e Pagano, Pagano è andato all'ala,
Barbieri va a prendersi un fallo, poi va in panchina. 22-15 il punteggio, abbiamo girato la boa di metà secondo tempo. Bonassi, la palla per il pivot, palla persa. Bonassi deve prendersi più responsabilità, anche avrebbe potuto tirare. La palla recuperata da Pagano per Versakovs. Versakovs, la conclusione, la rete di Versakovs per il 23-15 Rubiera. 23-15 per Rubiera. 14 minuti alla fine. Più 8 Marsan per casa. Casa cerca spazio centralmente, va da Eric Marsan. Eric esce, Versakov, Marsan, mentre Eric va a terra, la conclusione, la palla in rete. Temo si sia fatto male Marsan alla spalla, ha segnato Boni, ma secondo me il contatto precedente è caduto male Marsan. No, si rialza, quindi buono. Nessun problema per il croato Mancino. 23-16 il punteggio. Si riparte. Solita difesa sul centrale, il terzino a uomo da parte della formazione cartigiana. Bonassi va via ma non trova la porta. Si è costruito il tiro ma questa volta proprio sbagliato la porta. 23-16 Eric addosso, come per dicevo. Casa per Pieracci per Ceccherini. Casa la palla al pivot e recupero ancora in difesa. Versakov sporca il pallone, apre il contropiede per Patro. Due minuti. Questo è anche di più. Si salva Boni, secondo me è arrivato scivolando. È un brutto fallo questo. Un fallo intenzionale. 2 minuti, tiro di rigore per Rubiera. Un gol pesante questo. 17-09 giocati, 23-16 il punteggio. Versakovs, la palla in rete ancora per Versakovs. 24-16 il punteggio, più 8 ancora Rubiera e superiorità numerica per la formazione rubierese. Marcatura uomo su casa, ma gioca l'extra player Carpi adesso. È rientrato Sortino, Pieracci per Eric. Sortino, casa, Eric. Eric, va la conclusione ancora Voljuvas. Si riprende con una rimessa in gioco dai 9 metri per Carpi. Eric per casa. Ancora Eric. Pieracci vuole liberare casa, così infatti casa si butta dentro, lo tiro ancora Voljuvas. Poi lancia in contropiede con Garau che salva questo pallone. Davide Bartoli, la conclusione, la parata. Dobbiamo ragionare un po' di più. Patroncini, recupero difensivo, Sortino non ha spazio, la palla arriva a casa che si butterà dentro, poi al pivot e c'è il gol di Beltrami. Secondo me è anche un po' area questo, però, perché lui era libero e secondo me questo era intenzione di area. Resta il fatto che andava gestito meglio il contropiede anche in precedenza. Versakovs va dentro, c'è la parata però bella di Urina. Giochiamo anche un po' con il cronometro. 24-17, palli in mano però al Carpi.
dobbiamo giocare lungo, dobbiamo giocare più lungo. Sì, considerando che avevamo la superiorità numerica che adesso sta scadendo, non l'abbiamo sfruttata per nulla bene. Pieracci per casa, Eric, casa va da Pieracci, va all'ala per la conclusione, la parata ancora di Vogliuba su Ceccarini. ...24-17... penso che abbia più parate che gol subiti Vogliuba in questa partita. L'attacco di Rubiera con la solita marcatura uomo, Benci per Pagano, attenzione Pagano, time out chiesto da Galluccio, 10 minuti e qualche secondo, 8 per la precisione, alla fine della partita, più 7 Rubiera, time out chiesto da Luca Galluccio. Bisognerebbe anche ragionare magari in ottica doppio confronto, perché là Rubiera ha perso di 6, qui è in vantaggio di 7, può anche darsi che poi alla fine possa servire il vantaggio nello scontro diretto, visto che insomma comunque è una situazione ancora piuttosto difficile da decifrare, quella di classifica. Sì, poi noi dobbiamo tenere conto che dobbiamo giocare di più in attacco, più tempo, dobbiamo giocare anche con il tempo, perché mancano 10 minuti, abbiamo 7 gol di vantaggio e dobbiamo cercare di amministrarlo. Quindi dobbiamo cercare di giocare lungo e di giocare al limite del passivo, perché 7 gol sono tanti, e possiamo perdere solo se lasciamo perdere dalla frenesia, se lasciamo prendere dalla fretta che ha il Carpi, che ha tutto l'interesse a giocare in modo veloce e per cercare di recuperare 7 gol, che non sono pochi. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. Si ricomincia dunque. Pagano cambia per Benci. C'è Garau centrale, Benci per Garau. Garau va all'ala per Patroncini, la conclusione, la rete di Patroncini per il 25-17. Ben giocato questo attacco da parte di Rubiera. Casa per Eric ancora per casa, guarda il blocco di Beltrami, era falloso mentre Pieracci guadagna un rigore, ma c'era il blocco di Beltrami che ha trattenuto platealmente per le mani il difensore. Gli arbitri lo devono vedere, perché era piuttosto evidente. Nell'ultima partita a cui ho partecipato, questi sarebbero stati tutti blocchi, non si può più fare blocchi nella pallamano, invece oggi a lui ha permesso fare tutto, perché ogni attacco fa veramente al limite del fallo. Casa contro Vogliuvas, stavolta segna casa. 25-18 il punteggio. Garau per Benci, Patroncini. Benci per Garau, la palla per Vogliuvas, Garau va da Benci, la conclusione, la rete di Capitan Benci per il 26-18. Rubiera ancora più 8, casa va la conclusione, la palla in rete. Quindi basta, ha fatto tirare il rigore a casa per cercare di rimetterlo in partita, come vedi. Dopo un gol, lui subito ha ritirato ancora. Dobbiamo cercare di non farlo entusiasmare, perché sennò torna in casa dei primi minuti. Garau prova l'uno contro uno, viene fermato fallosamente, guadagna 9 metri, chiede la distanza a Versakos per Pagano per Garau per Benci cambia il gioco per Versakos che va dentro, e rigore. Vabbè, ha tirato con l'uomo attaccato, non si può dire che abbia tirato libero in questa situazione. Casa, va la conclusione, Vogliuvas. Ancora la parata di Vogliuvas, si riprende. 8 minuti alla fine, più 7 Rubiera. Eric per casa. Casa ancora il tiro, controtempo.
e va in gol casa. ...26-20 il punteggio. Benci per Bonassi, Bonassi per Benci, Benci ancora Bonassi, Bonassi per Benci, Benci cambia, voleva andare all'ala, palla persa. Abbiamo bisogno di capire un attimo perché stiamo un po' perdendo certezze contro la difesa aggressiva con due marcature a uomo. Casa, casa per Eric. Vai. Casa per Beltrami. Ma Beltrami era dentro l'area. Ma è dentro l'area. Ma come fa ad essere? Come fa ad essere gol? Che ha tirato da seduto dentro l'area. Questi due minuti avversi. Questi sono gli arbitri. No, poi dopo questi dicono che io mi arrabbio con gli arbitri. Ma come fai a dare buono un gol con l'attaccante che è seduto un metro dentro l'area? Ha tirato da sdraiato. Cioè, signor Panetta ha preso una topica clamorosa. Ha tirato da sdraiato. Poi ci potevano stare i due minuti, ma il gol non poteva essere valido. Benci fermato fallosamente. Più 5 Rubiera. 9 metri. Pagano. Pagano la finta. Pagano il tiro alla rete di Robertino Pagano. 27-21. 6 minuti e mezzo alla fine, più 6 Rubiera. Sempre inferiorità numerica per Rubiera. Eric. Eric va dentro, va la conclusione, voglio Vaz. No. 2 minuti a Bonassi. Doppia inferiorità numerica per Rubiera. E gli arbitri stanno cercando di gestire la partita. ...27-21... Beltrami, Eric, la palla per casa, la parata, c'è il rigore. C'è da asciugare il parquet. Entra Rivi in porta. 6 minuti alla fine, più 6 Rubiera, che però ha anche due inferiorità. Va a tirare il rigore Eric. Eric dai 7 metri. Eric, la palla in rete per il meno 5 Carpi. Rientra Luca Oleari, extra player, ma sono sempre inferiorità numerica. Rubiera, Garau, bisogna guadagnare dei falli. Garau si butta dentro e va in gol Sebastiano Garau. Più 6 ancora Rubiera, nonostante la doppia inferiorità numerica. Casa all'ala, la conclusione in rete per Sortino. 23esimo gol di Carpi. Ormai dovrebbe anche terminare la prima delle due esclusioni. È terminato ora. Quindi extra player per Rubiera, ma parità numerica almeno sul fronte offensivo. Garau per Oleari, Oleari per Santilli, Garau,
Garau per Santilli, 5 minuti alla fine, più 5 Rubiera, Garau, Oleari, Oleari, va il tiro in rete, Luca Oleari. E ritorna in attacco con l'uomo in più Carpi, più 6 Rubiera. Casa, la palla recuperata in difesa, il contropiede per Pagano, Pagano, c'è la parata però da parte del portiere nuovo entrato, da parte di Benaggi. Rimaniamo sul più 6, abbiamo scontato però la inferiorità numerica, 4 minuti dalla fine, 29-23 Rubiera. Eric, Eric, la conclusione in rete. Questa qua non se l'aspettava, Voljuvac. 29-24. Attacco di Rubiera con Oleari per Santilli. 3 minuti e 30 alla fine. Più 5 Rubiera. La palla per Oleari. Versakovs, Versakovs per Santilli, Oleari, Oleari per Santilli, Santilli per Oleari, in rete ancora Luca Oleari, 30-24, ancora più 6 Rubiera, mancano 3 minuti alla fine, quinto gol di Luca Oleari questa sera. E direi che stasera i terzini di Rubiera hanno fatto, sono presi la responsabilità, è questo che dobbiamo fare, non avere paura quando giocare in velocità. Questo è stato un gol costruito dalla velocità e dal timing giusto. Dobbiamo giocare così sempre, possiamo giocare con tutte le squadre. Sfondo. Adesso dobbiamo calma. Giochiamo fino alla fine. 2 minuti e mezzo alla fine, più 6 Rubiera. Oleari, Garau. Garau per Oleari. Oleari, va la conclusione. No. Ma non è mai fallo su Oleari. Oh, passi di casa, clamorosi, non fischiati. Va la conclusione, va in gol, incredibile. C'è Carini, prende 2 minuti Bortolotti. A 2 minuti dalla fine prende 2 minuti Bortolotti. Sul 30-25 direi dovremmo essere, così è infatti, perché viene aggiornato adesso il tabellone. Rubiera prova a giocare fino alla fine per via della differenza reti, prova a vedere se riesce a sistemare un po' anche la differenza reti. Più 5 a 2 minuti dalla fine. Oleari, l'attacco dunque di Rubiera. Oleari, Santilli. Santilli per Oleari, per Garau. Limite del passivo. Oleari. Oleari, il tiro, la parata, ma rimane in attacco Rubiera. Un minuto e 40 da giocare. Più 5 Rubiera, la palla per Oleari, Garau. Garau. La palla per Santilli. Santilli per Oleari, per Garau. Garau si butta dentro, la palla per il pivot, fischio arbitrale. Palla per Carpi che torna in attacco con la palla per Lala, la conclusione, la parata ancora di Voljuvac. Minuto chiesto dall'allenatore perché c'è anche la differenza reti, non solo la vittoria da portare a casa, bisogna provare anche a guadagnare qualche cosa nella differenza reti. ...30-25 il punteggio, 1 minuto e 4 secondi alla fine, palla per Rubiera.
oggi devo dire che abbiamo toccato a quota 30, che non è usuale per noi come tipo di punteggio, quindi vuol dire che l'attacco è stato molto prolifico e quindi non come al solito noi riusciamo ad arrivare a 25-26 gol. Vediamo un po' se riusciamo a farne. Santilli, Oleari, Garau, la palla versa, con la palla in rete, più 6 Rubiera. L'attacco di Carpi, ultimi 50 secondi, Casa, palla al pivot, 9 metri. Ceccarini, Ceccarini per Casa, Casa si butta dentro a conclusione, la palla in rete. 31-26, a 20 secondi dalla fine, Garau. Garau, la palla per Santilli, la conclusione fuori. Non hanno visto neanche questo fallo su Santilli al momento del tiro, ma vabbè. 31-26, Casa si butta dentro, va a prendersi ancora la parata di Voljubac e vince Rubiera 31-26. Ecco, questa è la Rubiera che ci piacerebbe vedere sempre, dai. Una Rubiera spavalda, che non ha avuto paura, molto concentrata in difesa, lottare su tutti i palloni, una bella partita e una bella prestazione del Rubiera. Un saluto a tutti, grazie a Giovanni Oleari.